Ciao amici, oggi è il mio onomastico e ho preparato per voi la torta caprese. È un dolce partenopeo tipico dell'isola di Capri a base di cioccolato fondente e mandorle, dal cuore morbidissimo e un gusto buonissimo. È un dolce stupendo, è stato creato da un errore del pasticcere caprese Carmine Di Fiore, che si dimenticò di inserire la farina. Iscrivetevi al mio canale, supportatemi con un bel like e seguite questa mia ricetta originale del dolce napoletano, la caprese. Per preparare la nostra caprese, sciogliamo a bagnomaria il cioccolato spezzettato insieme al burro. Ogni tanto giriamo e quando si è sciolto lo facciamo raffreddare. Poi dividiamo i tuorli dagli albumi. Mi raccomando, le uova devono essere a temperatura ambiente, quindi se le tenete nel frigorifero cacciatele per prima di usarle 12-13 ore, oppure 3-4 ore fuori dal frigo va più che bene. Ora prendiamo in una ciotola dove abbiamo inserito i tuorli, aggiungiamo 80 g di zucchero e iniziamo a ammontarli per una decina di minuti fino a quando non otterremo un composto spumoso e liscio. Una volta che la cioccolata si è raffreddata, la inseriamo nella cremina dei tuorli e dello zucchero. Poi aggiungiamo un cucchiaino di liquore, io avevo la strega e potete usare benissimo la strega oppure un po' di arancia oppure il rum, e montiamo il composto, deve risultare liscio e vellutato. Poi aggiungiamo a poco le mandorle pelate e tritate e mescolare. Mi raccomando, amalgamate il composto con una spatola. Una volta amalgamato il tutto, adesso dobbiamo montare gli albumi a neve. Aggiungiamo lo zucchero che ci è avanzato e azioniamo le fruste. Amalgamate gli albumi con la spatola dal basso verso l'alto, cercando di non smontare il composto. L'impasto deve risultare vellutato e gonfio. Poi imburrate e infarinate una teglia da 24 cm e inserite il composto appena creato. Accendere il forno a 180 gradi e infornare forno statico 180 gradi per 30-35 minuti. Ecco la mia caprese buonissima. Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace, iscriviti al mio canale qui sotto, attiva la campanellina. Seguimi su Instagram le ricette di Sara e su Facebook, e soprattutto segui la mia ricetta anche sul mio blog le ricette di Sara. Grazie amici, un bacio!